Leggiamo di nuovo dalla parola del Signore nella prima lettera di Paolo a Timoteo, dal capitolo 6, i primi 17 versi. Il testo sul quale ci siamo soffermati domenica scorsa, ci ritorniamo. Così dice la parola del Signore, sono delle raccomandazioni di Paolo al suo discepolo, compagno d'oro e commilitone Timoteo. Capitolo 6, dal verso 1. Tutti coloro che sono sotto il giogo della servitù reputino i loro padroni come degni di ogni onore, affinché il nome di Dio e la dottrina non siano biasimati. E quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché sono fratelli, ma tanto più li servano, perché quelli che ricevono il beneficio del loro servizio sono fedeli e diletti. Queste cose insegna e ad esse esorta. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla. Ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Ora, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male. E alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose. Procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni. Nel cospetto di Dio che vivifica tutte le cose e di Cristo Gesù che prese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato con quella bella confessione, io ti ingiungo di osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile e fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, e al quale siano onore e potenza eterna. Amen. Fin qui la parola del Signore. A quel tempo, quando Paolo scrive al suo discepolo, fratello in fede, commilitone, questa lettera, ecco, iniziava, come dire, a manifestarsi nelle chiese presenti di quell'epoca un'eresia che corrompeva, diciamo domenica, ecco, l'insegnamento della Chiesa, metteva in discussione la legge, il Vangelo, corrompeva la vita quotidiana di coloro che frequentavano le chiese del Signore. L'abbiamo visto a Corinto, no? Questa eresia gnostica che divideva lo spirito dalla materia, per cui c'era in qualche modo, si pensava di avere la libertà di fare tutto quello che si voleva,
con il corpo, pensando solo allo spirito. Però noi dicemmo domenica che questo fatto, questa cosa che in qualche modo potrebbe pure passare, se in fondo dividere, ecco, avere questo pensiero, questa divisione tra materia e spirito, però questo corrompeva anche l'insegnamento che gli apostoli, i profeti hanno lasciato alle chiese. Perché con questo pensiero si giunge a negare l'incarnazione di Cristo. Questa eresia corrompe l'insegnamento, corrompe la vita quotidiana della Chiesa, nelle relazioni fra i membri, nelle relazioni con gli altri, no? Ma questa eresia che Paolo nota e la mette davanti agli occhi di Timoteo corrompe anche coloro che sono i maestri della diffusione. La vita di costoro è segnata da che cosa? Invidia, contenzione, si è gonfi, dispute di parole, amore per il denaro, ma forse potremmo pure allargare questo termine, amore per se stessi, per il proprio bene. Quindi ecco, si fanno delle cose non per la gloria di Dio, per il regno di Dio, ma per se stessi. Forse non c'è un guadagno materiale, ma noi sappiamo che, come dire, adoriamo essere adorati, essere riconosciuti, essere portati sul piedistallo. E la vita di questi maestri che diffondevano queste eresie nella Chiesa, e si diffondeva, prendeva piede a macchia d'olio nelle chiese di allora. Paolo esorta a Timoteo a non essere superficiale in queste cose, ma a tenere presente ciò che stava accadendo nella realtà delle chiese di quel tempo, di questa influenza negativa di questa eresia. E per lo Spirito Santo Paolo indica a Timoteo come affrontare, come far fronte, come dire schierarsi contro questa eresia e combatterla. E cosa gli dice? Cosa gli dice? Noi domenica dicevamo insieme, dinanzi a questo insegnamento che corrompe la Chiesa, che corrompe le relazioni, che in qualche modo tenta di corrompere quella che è la sana dottrina e la vita quotidiana di coloro che è di Cristo, Paolo dice: ma tu, Timoteo, come contrastare queste cose? Ma tu, o uomo di Dio? Ecco, e noi ci interrogavamo, no, chi sono gli uomini di Dio? Un uomo di Dio, pensando erroneamente, è colui che conosce perfettamente la parola, che la sa esporre, e questo la caratteristica di un uomo di Dio, il saper parlare, dire delle cose. Ma Paolo dice: ma tu, uomo di Dio, e l'invito a Timoteo e a noi, quello di essere dei veri uomini e delle vere donne di Dio. In che modo? Parlavamo di un vero uomo di Dio, e quello che fa delle scelte radicali per Dio. Fuggi queste cose, procacciane altre. Queste devono caratterizzare la tua vita. Un vero uomo di Dio è colui che non vive dell'imboscato, la chiamata che ha ricevuto. Fai scelte radicali, fuggi e procaccia, ma combatti il buon combattimento. Il combattimento è buono perché il combattimento di Dio, che onora Dio, e tutti coloro che sono stati chiamati da Dio non sono esenti dal combattere. Non si può vivere la vita cristiana essendo degli imboscati o vivendo all'ombra di qualcos'altro. Il buon combattimento, un vero uomo di Dio fa scelte radicali, combatte il buon combattimento. E con queste cose Paolo esorta Timoteo a far fronte a queste eresie che si diffondevano. Tieni salda la vita eterna.
E noi domenica parlavamo di questo tenere salda la vita, o il testo di Primo Pietro di rendere sicura la propria vocazione. In che modo lo si può fare? Confessare la fede anche laddove talvolta non è conveniente per noi stessi, per se stessi, no? Quando si è in qualche modo intimoriti, o perché chi è di fronte, dinanzi agli occhi nostri, ha un'autorità particolare, ha un posto, come dire, nei gradini della scala sociale, forse considerato più alto, no. Tieni salda la vita eterna, rendi sicura la tua vocazione. Se col cuore hai creduto e con la bocca avrai confessato, c'è questo confessare la fede, viverla nel quotidiano, in tutto ciò che si fa. Ma poi Paolo dice: tu puoi far fronte a questa eresia mantenendo puro il comandamento del Signore, il comandamento di Dio. La vita cristiana di un vero uomo di Dio è orientata dalla parola di Dio in tutto quello che fa. Mantieni puro il comandamento di Dio. Penso al Salmo 119, no? Questo inno alla parola di Dio, dinanzi agli occhi del salmista, ma dinanzi agli occhi di tutti coloro che sono stati chiamati da Dio, la parola di Dio è l'unica autorità in materia di fede e di condotta. È qualcosa da tenere presente nelle scelte radicali da fare, nel confessare la fede, nel combattimento che bisogna affrontare. Sì, un uomo ed una donna di Dio. Stamattina aggiungiamo altri due elementi che caratterizzano, ecco, il vero uomo, la vera donna di Dio. Un altro elemento è quello di vivere alla presenza di Dio. Ma tu, dice Paolo a Timoteo, o uomo di Dio, fuggi, procaccia, combatti il buon combattimento, afferra la fede, ma nel cospetto di Dio, dinanzi a Dio, che vivifica tutte le cose, osserva il comandamento di Dio. E un vero uomo di Dio vive nel continuo alla presenza di Dio. La vita cristiana è vissuta interamente alla presenza del Signore. Ecco, credo che l'idea e la consapevolezza della presenza continua e costante del Signore talvolta è difficile che penetri nel nostro cuore. Dio disse ad Abramo queste parole. Abramo gli diede una promessa, orientò la sua vita con quella parola, ma poi dice: cammina alla mia presenza e si entra. Si può camminare nel continuo alla presenza di Dio. Quando è forte in noi la consapevolezza della presenza del Signore? Credo che a volte commettiamo l'errore opposto, no? Che leggiamo nel Salmo 139, quando il salmista si interroga, pensa, considera la grandezza di Dio, la sua maestà, la sua sovranità, e dinanzi a lui inizia a pensare: ma dove fuggirò dal tuo cospetto? Se vado in cielo tu ci sei, se scendo verso il giorno dei morti eccoti qui. Ah, forse dovrò andare a Ponente, a Levante, se prendo le ali dell'alba e può dimorare anche agli estremi confini della terra, anche lì tu ci sei. Quando la consapevolezza della presenza di Dio è forte nella vita, il frutto che raccogliamo da questa consapevolezza è quello di tenersi lontano dal peccato, dalla menzogna, dall'usare parole oziose. E
quello di tenersi lontano, di pensare in modo malsano. Quando è forte la consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita, che ha al nostro fianco e davanti a noi e dietro di noi, noi pensiamo bene anche a quelle che possono essere le nostre reazioni quando siamo pungolati. Ma tu, o uomo di Dio, vivi del continuo alla presenza di Dio, nel cospetto di Dio, e si è alla presenza di Dio nel suo cospetto non solo la domenica mattina, quando ci troviamo qua in questo tempo, non si è alla presenza di Dio solo quando, ecco, ci ritroviamo il mercoledì, o forse a casa quando nella nostra stanzetta leggiamo la sua parola e preghiamo con lui. Si è del continuo alla presenza di Dio, e Dio vuole che il vero uomo di Dio cammini del continuo alla sua presenza nelle scelte quotidiane della vita. E considerando queste cose, le caratteristiche di questo vero uomo di Dio, e pensiamo a quella che è stata la vita di Abramo, non ha forse fatto scelte radicali nella sua vita? Non ha dovuto affrontare per la promessa e per la sua fede delle cose difficili da fare, un combattimento forte? Dammi il tuo figlio Isacco, che io lo devo in sacrificio. Non è un forte combattimento da affrontare, oltre a quelli materiali e fisici con i nemici che lo circondavano. Se pensiamo alla vita di Davide, che era nel continuo orientata e condizionata dalla parola di Dio, questo non vuol dire che non si commettono degli errori, non siamo ancora perfetti. Però quando è nella spelonca di Engedi e che sta scappando da Saul, e Dio gli dà nelle mani Saul, lì, lui ha le spalle di Saul, pronto per poterlo uccidere, e c'è nella spelonca 600 uomini che gli dicono: ecco il momento opportuno per uccidere Saul, vai. Ed è istigato, invitato, esortato, incoraggiato ad ammazzare Saul. Ma è la parola di Dio che orienta la sua scelta. Era conveniente per lui ammazzare Saul in quel momento, sarebbe terminato, ecco, il suo pellegrinare nei deserti e fra i popoli pagani. No, ma Dio dice di non toccare i suoi unti. È Dio colui che mi libererà dalla mano di Saul. E pensando poi ai vari profeti, ma pensando poi al Signore Gesù Cristo, un vero uomo di Dio vive alla presenza di Dio in maniera costante, perché questa è la chiamata di Dio: cammini alla mia presenza e si integra, ed io ti mostrerò, ti rivelerò delle cose grandi che sto per realizzare. Vivere nella presenza di Dio non è limitata ad un tempo, come dice Paolo, ma vivi alla presenza di Dio è un vivere nell'attesa del ritorno del Signore Gesù Cristo. Nel cospetto di Dio, dinanzi a Dio, che vivifica tutte le cose, di Cristo Gesù Cristo, quella testimonianza: io ti giungo di osservare il comandamento, l'uomo immacolato, l'irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Talvolta per i fratelli è difficile vivere alla presenza di Dio mantenendo quelli che sono gli orientamenti della parola di Dio, tralasciando talvolta la propria rabbia, ira, il parlare ozioso o altre cose simili. Non è tutto questo sempre facile. Talvolta ci riesce meglio,
altre volte è più difficile, ma quante volte ne abbiamo pensato? Ma chi ce lo fa fare? Di fare delle cose, no? Cammina la mia presenza, nel cospetto di Dio, sii integro, sii fedele alla chiamata che hai ricevuto. In questo modo tu metti a margine, cioè tu rendi palese quelli che sono non solo le malsane dottrine di costoro, ma anche la loro vita. È resa palese, è manifesta. Ma tu, uomo di Dio, continua a vivere alla presenza di Dio fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Un altro elemento che Paolo dice a Timoteo è: l'uomo di Dio loda del continuo Dio. Allora si va a chiudere in un luogo, dalla mattina come si sveglia nella sua cameretta fino all'indomani 24 ore nella sua cameretta a lodare Dio, a pregare, a leggere la sua parola. È questo quello che dice Paolo. La vita cristiana nella sua interezza, la vita di coloro che si dichiarano discepoli di Cristo, che sono stati da Cristo chiamati a far parte del suo popolo, ai quali è stato rivelato un progetto divino, la vita di costoro è un inno e deve essere un inno alla gloria di Dio. Romani 12, leggiamo queste parole, no? I vostri corpi siano dei sacrifici viventi sull'altare di Dio, dei sacrifici viventi, accettevoli a Dio, accettevoli al Signore. La vostra vita sia un inno alla gloria di Dio, la tua vita sia un inno alla gloria di Dio. Quello che tu fai, noi sappiamo che ad Efeso ci sono stati tantissimi combattimenti. Paolo fa riferimento ad Efeso dicendo ha dovuto lottare con le belve, no? C'è stato il grande tumulto in virtù di coloro che adoravano e guadagnavano per la dea Diana, no? E con l'avvento del Vangelo tutto quel mercato iniziava a sgretolarsi. C'era questa dottrina che si diffondeva nelle chiese. Timoteo è un giovane e in qualche modo poteva, ecco, nascondersi, intimidirsi sempre di più. Paolo lo incoraggia a non avere uno spirito di timidezza. Dice: la tua vita, anche nelle lotte più atroci, sia un inno alla gloria di Dio. La vita di costoro, di questi maestri, e i frutti che raccolgono da quell'insegnamento e che vivono nella loro vita, non è affatto un inno alla gloria del Signore, ma a se stessi, che a danneggiare il gregge di Dio. Non è forse lo scopo della vita dell'uomo glorificare Dio e gioire in Lui per sempre? Non è forse stata questa, ecco, il pensiero di Dio dall'eternità, quando creò Adamo ed Eva, che potevano godere di questa comunione con Dio, potevano dare gloria a Dio e in tutto quello che facevano, nell'amministrazione del giardino, nel contribuire alla creazione del Signore, ecco, glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Ed è tutto questo che l'uomo ha trasgredito, che non ha centrato il bersaglio, non ha speso la sua vita per Dio, per la gloria di Dio, non cerca la sua gioia e gioisce in Dio, ma altre cose. Questo scopo di Dio è stato disatteso dagli uomini che hanno peccato e che non cercano più il Signore. Ma Paolo dice ai Corinzi, l'abbiamo notato, letto,
capitolo 11, 1-9, no? Fedele è il Dio del quale siete stati chiamati alla comunione del suo figliuolo Gesù Cristo, nostro Signore. Siete stati chiamati, ecco, a questa relazione che è stata sanata. Siete stati richiamati di nuovo ad essere gli alleati di Dio, no? Dio vi riconcilia di nuovo con sé, e così abbiamo di nuovo la libertà e la capacità, dono del Signore, per opera di Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, di svolgere, di adempiere a questo scopo di Dio, glorificare Lui e gioire in Lui per sempre. La tua vita è un inno alla gloria di Dio. Abbiamo, cari fratelli, l'esempio del Signore Gesù Cristo. Dinanzi, ecco, a queste domande che ci siamo fatti nel corso di queste considerazioni su quanto Paolo dice a Timoteo, io stesso, cari fratelli, ho trovato numerose mancanze. E potrebbe, ecco, farsi forte il peso di queste mancanze, in qualche modo lasciarmi e lasciarci schiacciati, soccombere sotto il peso di tutto questo. Ma l'invito della parola dice: sii un uomo ed una donna di Dio. Così puoi far fronte a dottrine malsane, ma in questo modo tu sei la luce che illumina lì dove il Signore ti ha posto. E abbiamo qui al nostro soccorso l'esempio del Signore Gesù Cristo. Noi, quando pensiamo alla vita di Cristo, certi Vangeli ci raccontano in maniera dettagliata gli ultimi 3 anni della vita del Signore Gesù. I primi 30 anni, Luca, in un paio di versi, dice che Gesù cresceva in sapienza, cresceva in statura, che aveva una buona testimonianza nella sua famiglia, nella sua città. 2 versi raccontano 30 anni della vita del Signore Gesù. Ma la vita di Cristo, l'esempio che Cristo ci ha lasciato, un esempio che in qualche modo, cari fratelli, sul quale noi possiamo riposare e ripartire. Cristo, nella sua vita, essendo un vero uomo di Dio, ha fatto delle scelte radicali. Quante volte si sono presentati a Lui volendolo fare re? Dopo qualche miracolo, dopo qualche un'opera potente, ecco, Satana usava altri mezzi per tentare il Signore Gesù, per non adempiere la sua missione. Lo in qualche modo volevano distogliere il suo sguardo dal glorificare Dio. Giovanni 17, Gesù dice: io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che tu mi hai dato a fare. Gesù ha fatto delle scelte radicali. Quando è stato tentato dal rinunciare alla missione di Dio, pensando alla sua stessa vita, ecco, noi ti proclamiamo re, ma non era quello il modo di Dio. E dinanzi alla tentazione di Satana di avere ogni bene, ma io ti do tutte queste cose se tu mi adori, Gesù ha fatto delle scelte radicali, ha preso le distanze dalla sua famiglia. Maria e i suoi fratelli, ha preso le distanze da loro, che in qualche modo in un primo momento gli erano avversi per paura dei giudei. Cristo, come vero uomo di Dio, nella sua vita noi possiamo leggere il combattimento, il buon combattimento che c'è stato. Talvolta molto forte. Lo vediamo nel Getsemani, lì dove ha vinto
contro il nemico e poi alla croce. Ma Cristo ha confessato anche la sua identità, in qualche modo la missione che doveva compiere, anche quando non gli conveniva, no? Dinanzi a Pilato, io ho la potestà, l'autorità di liberarti. Gesù dice: io sono re e per questo sono venuto. Ha confessato la sua identità in onore di chi faceva questo e per la gloria di chi egli stava facendo quel percorso. Cristo ha vissuto alla presenza di Dio, dalla mangiatoia fino alla croce. La sua vita è stato un inno alla gloria di Dio. E concludo con un testo dell'autore degli Ebrei: non lasciamo schiacciarci dal peso di quelli che possono essere i nostri fallimenti. Che il nostro desiderio sia quello di vivere pienamente come uomo e donna di Dio. L'autore agli Ebrei, capitolo 4, dice queste parole: avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento. Gesù, luce, perfetto esempio di fede, può aiutarci ad essere delle donne e degli uomini di Dio. Ieri si cantava un canto con un baiano, no? Vieni Signore Gesù. E era questo il pensiero che avevo nella mia mente. Sì Signore, voglio rispondere all'invito della tua parola di essere un uomo ed una donna di Dio. Non sempre lo sono stato, non sempre la mia vita è stata spesa per la tua gloria, non sempre ho fatto scelte per la tua gloria, ma scelte interessate a me, alla mia persona, alla mia carriera, al bene che ne potevo ottenere. Sì Signore, non sempre ho vissuto alla tua presenza in maniera integra e non sempre la mia vita è stato un inno di lode a te. Signore Gesù, tu che sei stato tentato come noi, sovvieni, soccorrimi, perché io voglio ribadire questo impegno a rispondere a questa esortazione della tua parola. Voglio essere un uomo di Dio, una donna di Dio. Se tu puoi aiutarmi ad essere la donna e quell'uomo che tu vuoi che io sia, vieni, Signore Gesù. Diciamo Signore grazie per Gesù Cristo, che lo Spirito Santo Signore possa ogni giorno, ogni momento della nostra vita ricordarci la tua parola, che noi siamo stati chiamati a vivere alla tua presenza. Purifica, Signore, i nostri cuori dalle vanità delle parole, delle azioni, delle dispute, delle contenzioni e di tutto quello che non è un inno alla tua gloria. In
Gesù Cristo, ti diciamo grazie, perché questa tua parola, Signore, ci consente di ripartire e ripartire con te, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Amen.